prima di ogni viaggio il classico porridge è d'obbligo. Urca, che frio! Spero veramente di non essermi scordato nulla. There we go! Prossimo stop, come al solito, Bologna. Non è un viaggio senza porridge o Bologna. Binario 7. Ok, spero che nessuno abbia qualcosa in contrario se adesso mi schiaccio un pisolino fino a Bologna. Arrivé, arrivé! Arrivati finalmente a Bologna e sarà da qui che partirà ufficialmente il viaggio verso la montagna. È sempre piacevole uscire qui a Bologna. Mi sento quasi a casa. Con Bologna ci ho legato veramente dei bei ricordi. Tutti gli inizi dei miei viaggi praticamente. Ok, adesso mi devo far recuperare da Jacopo che dovrebbe essere qui da qualche parte vicino alla stazione. Devo cercare una targa di San Marino. Buonasera! Yak, come la va? Molto piacere, tanto. Piacere, dai, in realtà. Ti fermi alla stazione di sosta non per comprare il cibo nella stazione di sosta, ma per prendere il cibo nella valigia. Tec. È esattamente così che si viaggia. Devi sempre avere 300 grammi di fese nella valigia, sennò non sei nessuno. Conta la pappa. Perciò adesso ci si fa un bello spuntino. Per me è un onore mangiare con Zin. Fese di tacchino portatile. Sarà un po' calda, farà un po' schifo, però sono proteine. Oh. Ah, senti che tanfo di pesa. Sa proprio di università sta cosa. Questo è da ingegnere. Andiamo a ingegneria verso architettura. Dai. Lei sbarcicato bene. Questa è la mia merenda a casa. 140. Allora, ragazzi, un consiglio. Questo è da università. Io di solito mi faccio mettere o di peperoni in gratè. Vabbè, devo fare un po' di wireless, dai. Buon appetito a Titti. Oh. Ci facci vedere lo spessore di questa tacchina. Che abbia ufficialmente inizio questo viaggio. Per mandarlo giù per colpi. Wow, i primi sprazzi di neve. Non vedo l'ora di toccare la neve a Cortina. Beh, non ci trovo niente. È quella neve spray che vende al supermercato. Ah, eccola qui la neve ai lati della strada. La prima volta che si vede la neve nei daily vlog. Varrà bella la montagna. Dove siamo? San Vito. San Vito lo capo. Dai, cavolo, la montagna è veramente tanta tanta roba. Bella e imponente. Molto tradizionale. Un nuovo bioma per i daily vlog. Arrivati a Cortina. Urca! Arrivati a Cortina da un pezzo. Se volete vedere le riprese belle di questa girata a Cortina, passate al canale di Yak, che lui col suo dronello. Posso citare Frank? E si gode. Ok, che abbia ufficialmente inizio questo nostro mini tour per Cortina, nella quale io non sono mai stato. Penso proprio che sarà una bella scoperta. Vlog nel vlog. Hey, piano, Inception. Piano, Ho una fotocamera, non ho paura di usarla. Arrivati a Cortina. Ullala, ma che carina. Queste città di montagna mi sembrano sempre dei modellini finti, sono così perfette, tutte precise. Sembrano delle città da cartone animato. Questo è il centro, questo. Tutta la via principale. È la 5 Avenue di Cortina. Pucci. LV, All the Sharks. Si fa i signori a Cortina, Yak. Adesso però quel panino col tacchino l'abbiamo smaltito, abbiamo bisogno di altro. Bei negozietti per un paesello di montagna. Allora, non so perché, ma mi dà l'idea che qui, qualsiasi posto, ti parte un rene per mangiare. Quindi direi qualcosa di super marcio, la cosa più marcia che si trova, che sarà tipo Gucci Garden, una roba del genere. C'è calma, c'è troppa calma. Sembra tipo il paesello di Shrek. Ullala, e là cosa abbiamo? Un primo macchinone. Prossimo anno, Proprio bella la montagna, proprio affascinante. Comunque in tutto questo io non vi ho detto chi è Jacopo Semprini. Chi sei? Diccelo. Ragazzi, buongiorno, io sono Jacopo Semprini, un italo sammarinese che si diverte a vivere avventure e raccontarle su YouTube, su Instagram, insomma in questi social. E vediamo di viverne un'altra con Zini, che signori porterò in questo weekend sugli sci, sulla neve, nel freddo. Sugli sci dopo 5 anni che non scio, quindi quante gambe ci spaccheremo da una gamba? Ok. E per pranzo che fai? Non te la fai una bella pizza al taglio? Qual è il miglior cibo tipico di montagna se non... Cioè, dai. Hai due forni, pizza al taglio di Cortina. Ciao. Buongiorno. Tagliatelle che salsiccia? Allora mettilo anche quella. Metti anche una cotta. Però sono 10 anni che vivo qua. Non faccio figli.
Veniamo a noi, va. Cioè, solo la panca è tipica di questo pranzo. Tradizionale. Assaggiamo sta pizza a 1200 metri, va. Tranquilli, l'ho salvata. Perciò, buon appetito a Titti. Ci sta. Assomiglia molto alla pizza della di Lua Grosseto. Pizza e neve, meglio così. È la prima volta nella mia vita che mangio la pizza a più di 20 metri di altitudine. Per me è il posto più sbagliato dove mangiare all'aperto. Perché come sapete già nei posti normali mi si fredda sempre il cibo, qui si congela. Proviamo questa ampezzana con patate, cipolla e pancetta che è bella pesante. Questa è bella piena. Porca vacca, sa il fatto suo. Ci stava proprio questa pizza. Dove vai e vai, la pizza è sempre una certezza. Porchetta e peperoni comunque. E cosa ne pensi della pizza con i tortellini di Pesaro? Dai, per favore. Qui a Cortina voglio mangiare la pizza con i Canederli. Voglio mettermi contro tutta Italia. Chi è? Guarda la scenografia. Jacopo Semprini si mangia la pizza circondato dai piccioni a Cortina. Il lusso proprio. L'Urdam è buonissimo. Patate all'ampezzana. Lascia fa, vai. Il carburante noi l'abbiamo messo in corpo. Ci siamo adesso. Verso nuove avventure. Dov'è che domani ci schiantiamo? Ah, se siamo bravi andiamo lassù. Quei muri bianchi. Quelli lì. Le nostre rotule sono già lì praticamente. E niente, Cortina più o meno finisce esattamente qui con il Despar. Ok, perciò il nostro qui a Cortina per il momento l'abbiamo fatto. Adesso bisogna andare a fare un po' di commissioni, un po' di fotine a San Vito. Che tra l'altro è il paesello dove staremo a dormire. Prossima meta, ovviamente noleggio sci. Le commissioni da montagna. Let's go. Vogliamo parlare di questo panorama più che altro? Questi tre daily vlog della montagna saranno tutti, ma che spettacolo questo panorama. Vabbè. Posso mezzo? Vai, grazie mille. Mi era mancato fare questo movimento. Manda, cerca i clienti. Here we go. Ciao, grazie. Noleggio sci San Vito. Let's go. Dai, guarda che scena poetica. Sci in spalla e montagna nello sfondo. Mi era mancato tutto questo. Attrezzatura caricata, abbiamo fatto anche un po' di spesa. E adesso ce ne andiamo a chillare un pochettino in questo parchettino qua. Mi piace la piega che sta prendendo questa vacanzina. Ma soprattutto, ragazzi, ma quanto è bello questo panorama. Ah. Questo qui è il posticino perfetto da Golden Hour. Tutto bello sbrilluccicante. Cosa abbiamo in Italia, ragazzi? Sì, è una cartolina. E in chiusura del pomeriggio, quale miglior modo se non con una bella merendina calda? Questa volta tipica. Dai. Sì, assolutamente sì. Mi ho distratto, scusa. Mamma mia, che bellezza questi strudel. Mamma mia, che profumo di cannella. Si sente la cultura dello strudel. Io sono. Oh sì, esattamente quello che volevo. Strudellino con panna. Ah, io ho preso la torta alla ricotta con i lamponi. Tanta roba, eh? Eh sì. Voglio andare sul tradizionale, anche se non è prettamente tradizionale, perché lo strudel è austriaco, però è un classico cibo da montagna. La pannina. Buona appetito a Titti. Le è una bontà. Le mele belle caldine dentro, che spettacolo. Se in un dolce c'è la cannella, lo approvo. Guardate qui tutte le mele belle che escono. Tac, tac, come una catena di montaggio. E poi in bocca. Ne mangerei uno intero. Ah, lui è finita. Un paio di acquisti a panificio Fiori e si assaggia anche un po' di forno. Sta venendo fuori un mini food tour. Dai, un food tour con questo panorama, dove lo ritrovate? Cioè, guardate qui. Domani ancora di più. Arte povera proprio. Prezzellino classico e poi questo qui che non ho idea di come si pronunci. Tipo Krapfel, non lo so, non ho idea ragazzi, io non, il tedesco. Scrivete nei commenti. Scrivete nei commenti come si chiama questo. Partiamo con questa roba impronunciabile. Sembra tipo un cornetto salato. Easy cornetto salato. Quelli da Lidl sono più buoni, no scherzo. Molto buono. Non è vero, un falso, l'ho nascosto con altro. I pretzel sono sempre mega buoni. Poi se mangiati davanti a queste montagne può accompagnare solo. Il sole ormai è sceso, anche le temperature. Stiamo congelando. Adesso si raggiunge gli altri ragaz e si va a casina al calduccio perché le mani iniziano a non muoversi più. In questo video sembra che mangiamo e basta, però effettivamente è così. Adesso si va al ristorante. Si raccoglie le energie per domani, le immagazziniamo e poi domani si sprigiona tutto. I nomi ai ristoranti sono sempre impronunciabili in questi posti. Allora, c'è un grosso problema in questo posto. Tutti i piatti mi ispirano di brutto. Alla fine abbiamo optato per un bello stinco di maiale. Con le proteine non si sbaglia mai. E questa è una scena importante perché abbiamo, signori e signore,
Sono dubbio, quante iscritte avrà Francesco Zini? Oh! Tac. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 50.000. Complimenti, Frank, complimenti. Grazie mille a tutti. E con questa cena si festeggia. Buon appetito a tutti. Oh, sì. Che benessere. Oggi sono partito per un weekend. Sei una merda. Sei una merda grossa. E con Jacopo Semprini che sta facendo il suo TikTok giornaliero. Testa di cazzo. Vi dico che per questo daily vlog è tutto. E noi ci vediamo domani direttamente alle piste a Cortina. Arrivederci.